Dal 28 aprile al 1 maggio parte da Montesilvano questa bellissima e accattivante manifestazione sportivo-turistica. Interesserà l'intera regione Abruzzo, interesserà le quattro province della nostra regione, oltre 74 comuni. Circa 550 chilometri verranno percorsi in questi tre giorni dalle moto, da partecipanti che provengono da tutta Italia. E grazie allo sport, grazie a questa manifestazione, l'Abruzzo si metterà in vetrina con le sue bellezze, i suoi tesori naturali, le sue prelibatezze enogastronomiche, e quindi ancora una volta il binomio sport-turismo sarà la chiave di volta del 2022. Faccio ovviamente i grandissimi complimenti a un'organizzazione capillare che si sta muovendo già da diversi mesi, grazie ovviamente al comune di Montesilvano, alla regione Abruzzo che tramite il consiglio regionale ha dato il suo patrocinio, e quindi l'Abruzzo in questi tre giorni metterà in mostra, come ho detto prima, tutte le sue peculiarità positive, e quindi accoglieremo tantissime persone che verranno da tutta Italia nella nostra regione, a partire da Montesilvano, per capire quanto è bello l'Abruzzo, quanto è accogliente l'Abruzzo e quanto lo sport si lega in maniera indissolubile con il turismo. L'idea di creare questo evento, lo Sterrà Romano Trophy, è stata un'idea che parte già da qualche anno, grazie alla nostra esperienza nell'organizzare dei tour turistici per mini gruppi, 10-15 moto, all'interno della regione Abruzzo. E abbiamo avuto la voglia e la necessità di creare appunto questo evento, che non è solo un evento motociclistico, ma è un evento a tutto tondo. Ed ecco perché l'idea del Village al Paladin Martin, dove saranno presenti tutti i partner e gli sponsor che per quei quattro giorni metteranno a disposizione i propri prodotti e le proprie moto, perché ci sarà anche direttamente la Honda Europe con il loro Honda Live Tour, mettendo a disposizione 24 moto per sia i partecipanti ma soprattutto per i turisti e per gli appassionati. E la cosa molto importante che ci faceva piacere sottolineare, che è un evento unico nella sua categoria, è quello che saranno ben accette anche le famiglie, e abbiamo creato per loro dei contenuti insieme a un nostro partner che è la cooperativa Il Bosso, per creare appunto delle escursioni all'interno del territorio dell'Abruzzo durante le giornate in cui il proprio compagno o la propria compagna è in giro in moto. Sottolineo propria compagna perché abbiamo avuto la possibilità, grazie alla Federazione Motociclistica Italiana, di creare dei pacchetti Welcome Woman, quindi siamo ben disposti e siamo molto orgogliosi di ospitare anche donne che si mettono alla prova turistica, ovviamente in moto, per essere presenti qui alla prima edizione dello Sterrà Romano Trophy. È un evento di assoluta rilevanza all'interno di quello che sarà il cartellone delle manifestazioni sportive che Montesilvano realizzerà per l'estate 2022. Diciamo che apriamo la stagione sportiva con il botto, perché la prima edizione dello Sterrà Romano Trophy sarà sicuramente un grandissimo successo, ed è un piacere per noi poter essere il centro di questo tour abruzzese. Si parla spesso di turismo sportivo e di rilancio dei territori, penso che manifestazioni come queste siano necessarie e indispensabili in questo senso. Faccio i miei complimenti all'organizzazione Simone Romano e anche alla Regione Abruzzo, nella persona del consigliere Guerino Testa, che hanno saputo cogliere questa grande opportunità. E che dire, noi siamo pronti ad accogliere i tantissimi sportivi che arriveranno. È bello sottolineare che ci sarà anche un momento di diciamo beneficenza e solidarietà, quindi verranno individuate delle associazioni a cui l'associazione Sterrà Romano devolverà una quota, per cui c'è tutto, c'è divertimento, c'è sport, c'è turismo, c'è valorizzazione del territorio, c'è solidarietà, e non vediamo l'ora quindi che arrivi il 28 di aprile.